Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video chiacchiericcio barra vlog, come state? Allora, questo è il mio chiacchiericcio vlog per parlare un po' con voi. Dunque, se vedete il rossetto un po' andato via, vabbè, questo qua della Makeup Revolution, questo qua, che mi sta strapiacendo. Ah, PS, se vedete il video più illuminato è perché ho trovato un cavalletto da mettere attaccato alla ring light per vedersi più, col telefono incastrato, un selfie della ring light per vedersi per l'appunto il video un po' di più. Comunque questo è il mio rossettino, come potete ben vedere, e si vede un po' come dire, troppo illuminato, sparaflesciato, ma comunque questo è il rossetto. Questo qua è il rossettino e mi sta piacendo, è in odore, perché è in odore e mi piace molto. Già. Poi cos'altro devo dirvi di bello? Che ieri notte ho dormito benone, ho fatto doppia camomilla perché se no non riuscivo a dormire e sono stata benissimo, quindi dopo ringrazio il cielo finalmente che sto riuscendo a dormire di papa. Yeah, e vai. A parte che avevo letto sconcio, che non ne potevo più, stamattina, come potete ben vedere, l'ho rifatto perché era tutto messo a capovolto, le lenzuole, le coperte, tutto. L'ho dovuto rifare perché era un casino come era messo, quindi vabbè, no comment. Ho dormito bene da una parte, ma dall'altra ho dormito scomoda perché era fatto il letto tutto sfatto in una maniera che sembrava che ci avevano dormito i porci, però vabbè. Non si può dire, ma è così, e quindi no. Che dire di bello? Nulla, praticamente ieri sera mi sono addormentata leggendo un libro di William Shakespeare. Aspettate. Allora, mi levo gli occhiali perché altrimenti si vede tutto la mia ombra della ring light, non è per il caso. Sì, lo so, mi vedete con le occhiaie, ma raga, ho le occhiaie, ho il correttore, che oggi ho voluto far respirare un po' di più la mia pelle perché, per carità di Dio, non è messa male, ma me la sento un po' sensibile. Comunque niente, allora oggi niente trucco, la lascio respirare, è buona lì. Allora, un libro di William Shakespeare è questo qua, e l'altro è della Jean Castello, che lo leggo ogni tanto ma non sempre. Me l'ha prestato mia zia. Comunque vabbè, William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Amleto, Otello, questo qua, questo, vedete ragazzi, questo qua, questo non è male, ma non è neanche bene, perché in che senso, voi direte? Nel senso che non ci sto capendo neanche, e poi non mi dice quasi niente, ripete sempre le stesse frasi in certi punti e vabbè, no comment, non so neanche io cosa dire, lasciamo perdere che è meglio, ma no, lasciamo perdere no, però quante pagine sono non lo so, quindi vabbè. Se sentite il rumore sottofondo musicale e la televisione, io non ci posso fare niente, quindi perdonatemi. Se posso metto la musica, altrimenti lo lascio libero com'è questo video. Ma vorrei mettere della musica perché altrimenti non ha senso questo video. Quindi metterò della musica sperando che si senta bene. E metterò anche l'audio sincrono con quello che io sto dicendo, appunto l'audio sarebbe, sì, vabbè, ci siamo capiti, il potere dell'editing farà tutto con Kai Master, perché io registro col telefono e monto tutto con Kai Master. E nulla ragazze, che dirvi, sto provando quella crema della Robert che mi avete visto, ed è questa qua, aspettate un secondo, sto registrando, sì, ok, allora
Questa è della Acqua di Rose alle Acqua di Rose, sì, Robert. Qua c'è scritto, ma non mi pare. Oh sì. Boh, vabbè, comunque Acqua di Rose. Questa qua, questa scatola qui. L'avete vista ieri, se non erro, vero? Sì. Vi ho fatto anche il video, appunto, che avete visto il video della recensione della mia skincare serale. E sto che a breve, ma penso, ho visto che mi è piaciuta discretamente, diciamo, però mi è piaciuta, è stato un buon, dico, non dico un successo, ma un buon successo, appunto, mi è piaciuta tanto. E quando dico buon successo mi viene in mente anche uno, cioè Diego De Sonora. Vabbè, quando parlo di lui mi si luccicano gli occhi, non lo so perché, forse perché non lo so neanche io. Non voglio dire che mi piace, piace quasi. Quindi metto un paletto, non mi cercate, perché se mi dite ma sei innamorata di lui, no, però mi piace, dovete la verità, non è brutto, dai, come uomo Diego. Sia quando era adolescente che adesso è un buonazzo, diciamo la verità. Fan dei Sonora, non mi dite nulla, non mi linciate, ma anche voi lo siete, quindi non mi dite che non vi piace anche a voi. Vabbè, a parte questo discorso. Nulla, ragazze. Allora, mi devo fare appunto i baffetti, la sopracciglia e le basette. Ma non ho avuto modo, quindi mi sa che mi tocca arrangiarmi o con mia cugina oppure io da sola. Ma io da sola non so se ci riuscirò mai. Ci provo, se no, tento con mia cugina se me li può fare lei, le sopracciglia e i baffetti. Perché vedete che io qui ho una piccola macchiolina e che sono, vabbè, sto usando Eucerin, sto usando Eucerin, però non lo vedo tanto propenso per le mie occhiaie, no, occhiaie, scusate, per i miei baffetti, e quindi vabbè, non lo so, vediamo. E niente, quindi ragazze, quanti minuti siamo? 8 minuti? Ok ragazze, io adesso non so se dirvi dall'inizio alla fine, mettete un bel like e commentate, vabbè, ve l'ho detto qua a metà del video, e iscrivetevi e attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, un bacio ovviamente, e come youtuber melania-bosso8 e su TikTok come Milana Beauty e Makeup. Ciao, buona giornata. Ah, l'estate sintonizzate, sintonizzati, non lo so, perché a breve vi sarà un nuovo video, prodotti beauty top, igiene della casa e appunto beauty, igiene della casa top. Ciao, bacio. Zombie apocalypse.